Buongiorno e bentornati per una nuova edizione di TG6. Apriamo con la politica, ancora Maretta nel centrodestra sul nome di Marsilio come candidato presidente alle elezioni del 10 febbraio. Resistenza si registrano anche da Forza Italia con Fratelli d'Italia a difesa della decisione uscita dal tavolo romano. Entro fine settimana dovrà essere però scritta la parola fine. Il servizio di Paolo Renzetti. C'è ancora da attendere per il nome del candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali del prossimo 10 febbraio. Sull'esponente di Fratelli d'Italia Marsilio si registrano infatti ancora gli strali di una parte della coalizione. Forza Italia continua a manifestare infatti le sue forti perplessità, nonostante da Roma sia arrivato l'ennesimo ok sul nome dell'esponente del partito di Giorgia Meloni. Ma dal coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano è arrivato l'ennesimo Niet, con la risposta piccata del coordinatore abruzzese di Fratelli d'Italia Sigismondi proprio a difesa della candidatura di Marsilio. La Lega sta a guardare preoccupata, ma sulla possibilità di uno slittamento delle elezioni regionali da febbraio a maggio, voluto proprio dal centrodestra, Bella Chioma ha smentito seccamente. In tutto questo prosegue intanto la campagna elettorale di Fabrizio Di Stefano con alcune civiche al suo fianco. Entro fine settimana però arriverà la parola fine sul balletto di nomi. Più chiara la situazione nel centrosinistra. L'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini affida ad un comunicato stampa le sue riflessioni sulla possibile, ma ormai a questo punto quasi certa, candidatura a presidente della regione, non restando insensibile all'appello di 162 sindaci che hanno individuato nella sua persona quella giusta per guidare la regione. Al lavoro infine già da tempo per il Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi, riuscita a coagulare attorno al suo nome le varie anime pentastellate. Lo studio di un falso nutrizionista e dietologo è stato scoperto dai militari della Guardia di Finanza di Pescara, che hanno sequestrato attrezzature e documentazione riguardante centinaia di pazienti. Vediamo. Dietologo e nutrizionista abusivo nel mirino della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara, che ha sequestrato il suo studio nel quartiere Porta Nuova. I finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Pescara nei confronti di un uomo residente in città. Il sedicente professionista era già stato attenzionato dalle Fiamme Gialle, che nel gennaio 2018 avevano proceduto ad una perquisizione di uno studio di Piazza Garibaldi, dove erano state sottoposte a sequestro le attrezzature utilizzate e documentazione sanitaria riguardante 500 pazienti. L'uomo, nonostante tutto, nel marzo scorso, nel corso di un accesso a fini fiscali della finanza, fu ancora sorpreso ad effettuare consulti medici con i finanzieri che procedettero al sequestro anche dei locali, oltre che delle attrezzature utilizzate, delle cartelle di circa 200 clienti. Il nutrizionista, negando ai suoi clienti ogni addebito, aveva ripreso così la sua attività, spostando il suo studio in un'altra zona del quartiere Porta Nuova, dove i finanzieri hanno così ulteriormente proseguito gli accertamenti, assumendo informazioni da ulteriori clienti all'esito delle attività investigative e dell'accertata reiterazione dell'esercizio abusivo dell'attività. La Procura della Repubblica di Pescara ha inoltrato richiesta di sequestro preventivo accolto dal GIP del capoluogo adriatico. Il provvedimento giudiziario è stato ora eseguito dai militari, che all'arrivo nei locali hanno colto in fragranza l'uomo intento a visitare pazienti e così sottoposto a sequestro i nuovi locali e le attrezzature utilizzate dal professionista abusivo. Ovviamente nei confronti dell'uomo seguiranno anche gli sviluppi dell'intervento a fini fiscali per la verifica del trattamento dei ricavi conseguiti dall'attività illecita. Una ragazzina di 12 anni è rimasta ferita questa mattina poco prima delle 8 a Spoltore dopo essere stata investita. Soccorsa dai sanitari del 118, la minore è stata poi trasportata in ambulanza all'ospedale civile di Pescara con un politrauma della strada ed un trauma cranico. La 12enne, dopo le prime cure, è stata trasferita nel reparto di chirurgia pediatrica con una prognosi di 30 giorni. Sulla ricostruzione dell'accaduto sono al lavoro i carabinieri.
E ancora, la polizia di Lanciano ha individuato e denunciato per danneggiamento aggravato 3 minorenni autori della devastazione di un'aula della scuola elementare di Marcianese a Lanciano. Il grave episodio di vandalismo è avvenuto la sera dello scorso 4 dicembre. La polizia ha effettuato perquisizioni nelle abitazioni dei ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni. Vediamo. 3 minori di età compresa tra 14 e 16 anni sono stati individuati e denunciati dalla polizia di Lanciano quali responsabili degli atti di vandalismo alla scuola elementare di Marcianese. Danneggiamento aggravato è l'accusa a carico dei minori, autori della devastazione di un'aula della scuola ed ingresso del corridoio. L'episodio di vandalismo risale alla sera dello scorso 4 dicembre. Indagini celeri. La mattina di lunedì 10 gli agenti del commissariato di polizia hanno effettuato perquisizioni nelle abitazioni dei ragazzi, ottenendo riscontri scientifici e investigativi sul loro operato che aveva indignato la città intera. Gli adolescenti sono stati denunciati alla procura minorile dell'Aquila. L'operazione è stata coordinata dal dirigente del commissariato Lucia D'Agostino. La baby gang aveva distrutto arredi e messo su quadro una parte del piano rialzato del plesso scolastico, sporcando con due estintori per puro divertimento. Distrutti banchi, armadi e una grande lavagna, danneggiati anche i lavori degli addobbi natalizi realizzati dai bambini delle elementari. A dare l'allarme al 113 fu un residente che vide i ragazzini esultare dalle finestre della scuola. 11 milioni di euro è questa la somma messa in campo dall'Abruzzo per rilanciare le imprese turistiche della regione. Sostenibilità, qualità, riduzione del rischio sismico ed accessibilità sono le priorità del nuovo bando che mette in campo 12 milioni di euro per rilanciare le imprese turistiche abruzzesi. Un bando che, sottolinea l'assessore al turismo della regione Abruzzo Giorgio D'Ignazio, è un'opportunità da non perdere. È una legge che non è assolutamente a sportello, addirittura qualche volta è stata fatta anche a estrazione, ma è una legge che premia e quindi il bando, che è aperto per 4 mesi, darà maggior finanziamento a chi avrà un punteggio maggiore. Diciamo che i 3 punti fondamentali sono l'adeguamento sismico, perché l'Abruzzo deve avere un turismo sicuro. Poi l'efficientamento energetico, perché l'Abruzzo deve avere un turismo ecosostenibile, e siamo fortemente convinti di questo, tant'è che abbiamo aderito al Plastic Free, il contratto Plastic Free, prima regione in Italia. E poi assolutamente una cosa che sta a me tanto a cuore, che è quella dell'abbattimento delle barriere architettoniche, anche perché l'Abruzzo si può contraddistinguere per un turismo accogliente a tutti i livelli, proprio perché per come è fatta morfologicamente, è più facile che un ipovedente, uno che si muove magari in carrozzella, venire in Abruzzo piuttosto che andare in altre regioni dove c'è per esempio una costa senza sabbia. E poi voglio ricordare che il finanziamento è di 150.000 euro massimo, quindi il 60% a fondo perduto su un investimento di 250.000 euro. È una cosa importante, quindi invito tutti gli imprenditori a dare uno sguardo al bando, guardarlo, scaricarselo dal sito della regione e partecipare. Nella mattinata di oggi a Pescara il Consiglio Comunale ha approvato la delibera sulla riqualificazione dell'area di Risulta. L'Aula si è espressa con 16 sì, 12 no, espressi con voto nominale sui 28 consiglieri presenti. È stato approvato anche un ordine del giorno presentato dalla maggioranza che integra la delibera, invitando il Sindaco e Giunta a dare attuazione alle proposte per integrare il futuro progetto di riqualificazione delle istanze emerse durante l'ultima condivisione avuta con le associazioni e i portatori di interesse, aspetti che l'amministrazione si è già detta disponibile a recepire. Sul voto di oggi e sui prossimi passi della delibera è prevista una conferenza stampa che si terrà domani. Il servizio. È stata approvata in Consiglio Comunale a Pescara la delibera che pone le basi per una variazione del progetto di riqualificazione delle aree di Risulta, secondo gli accordi presi con i rappresentanti di categoria. Quello di oggi è solo un passaggio, il primo passaggio
del progetto sull'area di risulta che interesserà il Consiglio Comunale. Adesso la parola passa ai cittadini e crediamo sia la fase più importante, perché tutti i cittadini potranno presentare osservazioni, critiche, contributi al progetto che è stato adottato dal Consiglio Comunale. Poi si tornerà di nuovo in aula per valutare le osservazioni. Io prevedo che arriveranno a centinaia, visto il livello di dissenso che c'è in città su questo progetto, e solo successivamente all'approvazione di questo secondo atto sarà possibile avviare le procedure di gara. Ma i tempi sono tali per cui questa amministrazione, che andrà a casa il 26 maggio, non sarà nelle condizioni di poter completare questo iter. Quindi io voglio tranquillizzare i cittadini che questo progetto non sarà mai realizzato. Siamo sicuri che nella fase delle osservazioni i cittadini esprimeranno numerosi le loro richieste di modifica. Siamo sicuri che arriveranno centinaia di osservazioni che dimostreranno alla maggioranza di centrosinistra, che ostinatamente ha voluto continuare a mantenere in piedi un progetto che non ha le gambe per camminare, siamo sicuri appunto che la città darà il proprio contributo e che questo progetto fortunatamente non vedrà mai la luce. Ci spostiamo ora a Teramo, nella Sala Ipogea. Fino al 16 dicembre è possibile visitare la mostra di ritratti fotografici realizzati da Maurizio Anselmi, 230 volte in bianco e nero che raccontano l'umanità dei lettori che hanno partecipato all'Ectus 2018, il servizio di Tania Bonnici Castelli. 230 lettori, 21 location e un set fotografico, montato, smontato e rimontato, che ha seguito la carovana di Lectus 2018 sessione per sessione e nel quale il fotografo Maurizio Anselmi ha immortalato un incontro, sebbene mediato dalla macchina fotografica, di grande umanità. 230 ritratti, una meraviglia, ma come si fa a ritrarre una persona e farla sembrare vera? Oddio, farla sembrare vera non so, certo è che in ogni ritratto, in ogni sessione di fotografica c'è stato un rapporto umano sostanzialmente, anche in alcuni casi di frazioni di secondo, e questo è stato l'interessante di questo lavoro, entrare in qualche maniera in contatto con persone assolutamente sconosciute, le più almeno sconosciute, e cercare di tirar fuori un piccolo segno, una piccola immagine di sé. Come è venuta questa idea? Ma questa è un'idea che io avevo in realtà da tempo, fotografare Teramo ma attraverso le persone. Poi con Lectus mi è venuta questa brillante idea di contattarli, perché io non ero molto dentro tutta quanta la situazione di Lectus, mi sono interessato, ho fatto la proposta, è stata accolta in maniera veramente bella, anche perché è stato, diciamo, un pochettino faticoso, perché sono state 21 siti di lettura e su questi 21 siti ho dovuto montare il fondale, che comunque, per dare omogeneità di lettura, è stato un unico fondale, un unico punto luce, un'unica ottica, quindi tutto uguale per tutti, quindi dovevano parlare solo gli occhi e i visi. È stato più difficile fotografare le donne o gli uomini? No, indifferentemente. Certo, per le donne magari c'è sempre questo atteggiamento un po' le rughe, il tempo, e io ho detto guarda, qua non facciamo nessun fotoritocco, tutte le persone devono essere per quello che sono. Quindi nessuno sconto. E a lei chi gliel'ha fatto il ritratto? Il mio è stato fatto dall'amico Tullio D'Ambrosio, che è fotografo, quindi ci siamo scambiati le macchine fotografiche. La galleria di ritratti di indiscutibile fascino è esposta nella mostra Volti di Lectus fino al 16 dicembre nella Sala Ipogea di Teramo. Torniamo ora a Pescara, dove il Circolo a Ternino ospiterà da domani e fino al 16 dicembre la 19ª edizione della rassegna dell'editoria abruzzese, che vedrà la presentazione di oltre 70 produzioni letterarie e la consegna di 4 premi speciali. 4 giorni di grandi eventi, la 19ª rassegna dell'editoria abruzzese, ospitata in un prestigioso edificio storico di Pescara, appunto il Circolo a Ternino. In 4 giorni presenterà tantissimi autori, o meglio, tantissimi autori presenteranno le loro opere. Abbiamo oltre 70 autori presenti in rassegna, quindi 16 all'incirca presentazioni letterarie pomeridiane dalle 16 alle 20 tutti i giorni, quindi dal 12
10 al 15 dicembre. La mattina invece l'evento è riservato alle scolaresche, anche loro parteciperanno a questi incontri letterari e parteciperanno, effettueranno diversi laboratori, laboratorio di scrittura creativa, laboratorio artistico, laboratorio introduttivo sul fumetto. A conclusione di queste giornate, domenica 16 dicembre, si terrà la sesta edizione del premio dell'editoria abruzzese, dove verranno premiati autori abruzzesi e non, e verranno conferiti 4 premi per la diffusione per la promozione e diffusione della cultura e dell'editoria abruzzese a 3 colleghi giornalisti, Umberto Bracili, Paolo Mastri e Giustino Parisse, e all'assessore alla cultura di Pescara, Giovanni Di Jacopo. Grazie all'innevamento programmato giovedì 13 dicembre sarà possibile aprire gli impianti di risalita alla Remogna e far cominciare ufficialmente la stagione sciistica 2018-2019 sulle piste del comprensorio Ski Pass Alto Sangro. L'apertura degli impianti sarà graduale e progressiva e probabilmente nei prossimi giorni avremo delle novità positive anche da Pizzalto e da Monte Pratello, dove l'impianto di innevamento è pienamente operativo. Alla Remogna, si sta lavorando su entrambe le piste del Pallottieri, sul Macchione, sulla Rossa Le Aquile, servita dalla cabinovia a 6 posti, e sul tracciato che si sviluppa al fianco della manovia. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Risale a gennaio 2012 l'ultimo precedente in campionato tra Verona e Pescara. Tra le due squadre e le due tifoserie è sorta una forte rivalità tra il 2009 e il 2012, quando hanno lottato per le promozioni in Serie B e in Serie A. Ora Verona e Pescara torneranno a sfidarsi nel posticipo di lunedì prossimo. Tutto nel servizio. Ripresa degli allenamenti odierna per il Pescara nel mirino, il posticipo del Bentegodi contro il Verona, una partita che da anni è particolarmente sentita dalla tifoseria, una rivalità diventata forte nella stagione 2009-2010 quando le due squadre si affrontarono in una tiratissima finale playoff di Serie C, un doppio confronto risolto dall'Eurogol di Massimo Ganci che permise al Delfino di Eusebio Di Francesco di essere promosso in Serie B, cosa che l'Elas fece l'anno dopo. Nel 2011-2012 i biancazzurri di Zdenek Zeman e il Verona neopromosto di Andrea Mandorlini battagliarono per la promozione diretta in Serie A, e con il Pescara capace sia di centrare il grande obiettivo sia di imporsi nelle due partite di campionato. Da allora Verona e Pescara non si sono più scontrate, perché quando una era in Serie A l'altra era in Serie B. Dopo oltre 6 anni torna una partita che sarà carica di significati, con due squadre in lotta per la parte nobile della classifica. Rilanciato dal successo sul Carpi, il Pescara attende una ulteriore importante verifica per sapere se la flessione delle ultime partite è alle spalle o se ci sono delle scorie. Bepi Pillon sa già che dovrà fare a meno di Fiorillo, Canutè e Campagnaro, oltre che del lungo degente Capone. Non ci sarà neanche Melegoni, che ha una piccola speranza di rientrare a fine mese, ma che con più probabilità sarà pronto per il primo match di gennaio. Pillon ritroverà invece Mirko Antonucci e potrebbe riproporlo nel tridente con Marras e Mancuso. Mancini riprenderà il suo posto nel trio di centrocampo con Memusha e Brugman, mentre non ci saranno novità in difesa, con Scognamiglio confermatissimo al fianco di Gravion. Se il Pescara nei primissimi posti è una mezza sorpresa, il Verona era atteso ad un campionato di vertice. Ha balbettato per diverse giornate, ma ora è stato rilanciato dal successo di Benevento, che ha per il momento tolto dalla graticola il tecnico pescarese Fabio Grosso. Il suo mancato esonero aveva spinto i tifosi scaligeri a scioperare per contestare il presidente Setti. Dalla sala stampa del Vigorito, in vista della prossima partita, lo stesso Grosso ha lanciato un appello ai tifosi per ricompattare l'ambiente. Deve essere un'arma a nostro favore quello della piazza tra virgolette esigente, perché è un pubblico che ci ha sempre sostenuto, che ovviamente in un periodo non l'ha fatto. Io mi auguro che tornerà a farlo, perché noi abbiamo le qualità per fare bene, e ovviamente, come ho detto più di una volta, senza fare appelli e niente, è più facile fare bene quando si è sostenuti, e per essere sostenuti ovviamente bisogna fare questo tipo di prestazione.
La Serie C in campo questa sera con il Teramo che allo stadio Bonolis ospita il Pordenone. Diavolo con i Cerotti, soprattutto in difesa, dove mancheranno Caidi, Speranza, Piacentini e Ventola. Maurizio dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 con Fiordaliso e Altobelli centrali, Mantini e Celli sugli esterni. Al centrocampo Proietti sarà il playmaker con De Grazia e Persia nel ruolo di interni. Probabile che il tecnico possa schierare Ranieri alle spalle delle due punte che dovrebbero essere Zecca e Piccioni. Mini turnover invece per i neroverdi di Tesser, che potrà disporre nuovamente anche di Salvatore Burrai, che contro il Ravenna era assente per squalifica. Potrebbe essere concesso un turno di riposo a Stefani e Berrettoni. Davanti dovrebbe partire dall'inizio Magnaghi, subentrato in corsa a Germinale sabato scorso. Fra i pali ovviamente ci sarà Bindi, in difesa dovrebbe giocare Semenzato, Bassoli, Barrison e De Agostini. Dovrebbero presidiare il centrocampo Damian, Burrai e Misuraca. In attacco Tesser dovrebbe tornare al doppio centroavanti con Candellone e Magnaghi con Ciurria o Gavazzi nel ruolo di trequartista. Fischio d'inizio alle 20:30, mentre alle ore 22:30 ci sarà lo speciale Pro Teramo per analizzare la partita con interviste e contributi dallo stadio Bonolis. Domani pomeriggio torna in campo la Serie D per la giornata numero 17. Non ci sono derby abruzzesi, ma sfide in trasferta complicate per Notaresco, Avezzano, Francavilla e Giulianova. La Vastese ospita il Fanalino di Coda, Castelfidardo, mentre il Pineto, Lanciatissimo, se la vedrà con l'Agnonese, il servizio di Jacopo Forcella. Dopo il turno giocato prevalentemente di sabato, il girone F di Serie D torna in campo per la giornata numero 17. Turno che non prevede scontri tra squadre abruzzesi, questioni rinviate a domenica quando i derby saranno addirittura due. Partendo dalla parte alta della classifica, il Notaresco avrà lo scontro più complicato, perché va a far visita al Cesena, al Manuzzico, i bianconeri che solamente sabato sera ne hanno rifilati 4 alla Vastese, ritrovando un Ricciardo implacabile in zona gol e avendo potuto ammirare la conferma di Fortunato in gol anche nel posticipo contro gli aragonesi. Per la squadra di Cordini l'imperativo è provarci, soprattutto perché il successo manca dal 14 novembre, quando i rossoblu si imposero in un altro turno infrasettimanale contro il Pineto. Pineto che è la squadra più in forma del momento. L'11 di Amalo non sbaglia più un colpo, il poker in casa di un Giulianova che stava volando nella prova lampante, recuperato anche della Quercia dopo il problema accusato al Fadini che aveva tenuto tutti col fiato sospeso per la sfida interna contro un Agnonese che avrà un giorno in meno di riposo sulle gambe visto che è impattato con l'Isernia domenica pomeriggio. Ma il Pineto oramai è lanciatissimo con 7 vittorie nelle ultime 8 uscite. L'ultimo stop, come detto, fu proprio al Savini ormai un mese fa. Da allora 4 vittorie su 4 e aggancio al gruppo a quota 28, di cui fanno parte anche il Notaresco e l'Arecanatese. Obiettivo: dimenticare lo 0-4 di sabato per il Giulianova a Montegiorgio. Dopo gli addii di Mangia Casale e Forò, per i giallorossi di Stallone ecco l'esterno offensivo Morra, classe 98, e il centrocampista Gori. Vanno via due pezzi importanti per fare spazio ai prospetti più giovani. La trasferta è di quelle insidiose, ma il Giulianova ha mostrato di essere una squadra da temere in ogni circostanza. Altra trasferta marchigiana, quella del Francavilla sul campo della Esina. Lo 0-0 interno con il Sant'Arcangelo di sabato non può lasciare soddisfatti gli adriatici, che attendono che si sblocchi Dos Santos per poter eliminare la pareggita e tornare alla vittoria che sfugge addirittura dal 4-0 con la Sammaurese di fine ottobre. Tanto, troppo tempo per poter cullare sogni di playoff. È andato via San Severino, destinazione Prosesto. Il Carotti è uno stadio complicato, è vero, ma niente affatto impossibile. La Vastese di Montani affronta tra le mura amiche il Fanalino di Coda Castelfidardo. Aragonesi senza Giampaolo, almeno fino a fine anno, si rivedrà solo nel 2019, ma con Cone, ex Nero Stellati, come alternativa per la zona offensiva. Il 4-1 di Cesena va tenuto a mente, soprattutto nella misura in cui i biancorossi, anche sotto, hanno dimostrato capacità di creazione di palle gol. Servirebbe un po' di cinismo in più. Infine l'Avezzano, che oggi presenta il nuovo organigramma. Il presidente D'Alessandro, il DS Mauro Traini, ma non solo. Il match di Selvapiana con il campo basso è uno scontro diretto a tutti gli effetti, da vincere per dare continuità al successo con la Savignanese e di dimenticare un progetto sportivo che con l'addio di Cerone passato alla San Giustese è ormai definitivamente agli archivi. Passiamo ora al ciclismo. Riparte dall'Abruzzo l'avventura di Stefano Giuliani con la sua rinnovata formazione. Vorrebbe ripetere quanto di buono fatto nella stagione appena conclusa. Con il team manager della squadra abbiamo analizzato le principali novità della formazione in ritiro all'Hotel Eck, casa anche del Pescara Calcio. Stefano Giuliani, riparte la tua nuova avventura nel mondo del ciclismo. L'anno scorso era una ripartenza, 2019 invece ripartirà come?
Ecco una conferma, questa è la cosa più importante. È normale che il ciclismo in Italia fa fatica, perciò per me vale doppio gli sforzi che stiamo facendo. Si sta creando un gruppo, posso dire eccezionale, perché c'è tanta passione nella squadra. E direi che adesso aspettiamo un po' gli inviti, al di là del calendario un po' confermato, quello italiano, c'è qualche novità, piano piano lo sveleremo. Serbini, Kobayashi, insieme alle conferme di Zurlo, di Stacchiotti, che l'anno scorso è andato molto bene, che squadra ti aspetti di vedere allo start della nuova stagione? La squadra si fa sempre per migliorarsi, è normale che ho avuto un sacco di richieste, questo mi fa enormemente piacere, un po' il mercato, dalle World Tour vanno alle Professional, cercano magari il rilancio nelle Continental, io ho cercato di dare più equilibrio perché Sterbini potrebbe essere quel valore aggiunto in salita, Kobayashi l'ho avuto appena esordito e comunque era un ottimo corridore, spero che torna ai propri livelli, noi cerchiamo di mettere a proprio agio ogni atleta e di conseguenza con Zurlo e con Stacchiotti abbiamo due velocisti tra virgolette moderni e poi c'è da dire che si è rafforzato molto in Romania sta crescendo molto il ciclismo, sono nate ancora altre gare, il Giro della Romania è tornato ai vertici, il Biore è passato di categoria, di conseguenza diciamo di riflesso tutti i migliori talenti rumeni stanno cercando ecco, lo spazio in Europa per potersi misurare e migliorare e penso che abbiamo qualche talento che ci farà qualche sorpresa. La maglia rimane uguale perché abbiamo cambiato un po'. La novità è proprio quello, il primo nome che è Giotti Vittoria, Palomar il secondo nome, Mezzetta è rimasto uguale, abbiamo fatto un restyling alla maglia un po' per la visibilità sulle strade perché era troppo diciamo scura anche per la sicurezza e più o meno ho cercato di tenere la stessa immagine. Ti faccio una domanda, l'ultimissima, se ti chiedessero di firmare adesso per avere gli stessi successi dell'anno scorso, la firma la metteresti o ne vuoi qualcuno in più? Ma io dico che sai, a 60 anni ne ho visto di cotte e di crudo, a me quello che dico ultimamente, perché poi si cambia con gli anni, con l'esperienza, la vittoria è la conseguenza del lavoro, io sto facendo di tutto, non mi sono mai fermato un giorno da quando è finita la stagione per far sì, per ripartire meglio, per organizzarmi meglio con uno staff anche tra virgolette rinnovato senza nulla togliere a chi mi ha dato una mano, di conseguenza non far mancare niente agli atleti, togliere qualsiasi tipo di alibi. E poi se lavori bene le vittorie arrivano, poi possono essere 3, 5, 8, ma per me non è fondamentale perché ho sempre lavorato così. Se lavori bene il risultato poi si vede. Festeggia 50 anni di vita il Circolo Tennis Teramo, una realtà sportiva importante del territorio che grazie alla propria scuola tennis ha formato tanti campioni nazionali. Vediamo. Il Circolo Tennis Teramo compie 50 anni e si festeggia. Una realtà sportiva importante, la più longeva della provincia. Un centro che ha visto passare ed ha formato sulla sua terra rossa tanti atleti di livello nazionale. Un'esperienza che soci ed ex soci ricordano come meravigliosa fin da quella prima cena di costituzione nel 1968 in un ristorante teramano, il Cantinone, che oggi non esiste più. È una serata veramente speciale. Io ricordo esattamente quella di 50 anni fa, quando nel ristorante Cantinone costituimmo questo circolo. L'abbiamo portato avanti in diverse persone. Io per 22 anni ho fatto il presidente, ma sono stati 50 anni entusiasmanti perché abbiamo vissuto tutto l'arco del tennis italiano nella nostra provincia con gli alti e bassi, portando sui campi da tennis tante generazioni. Il Circolo Tennis Teramo, oltre a vantare una longevità invidiabile, può affermare di possedere una scuola tennis tra le migliori d'Italia. In una classifica nazionale questa si è piazzata tra le prime 60 del paese. Il Circolo Tennis è una realtà per la città di Teramo importantissima, siamo presenti
dal 1968 ed è una delle strutture più anziane della provincia di Teramo, quindi siamo orgogliosi di festeggiare questo 50esimo insieme a tanti amici, insieme a tanti soci e a tanti ex presidenti che sono venuti a trovarci, ex atleti, atleti attuali. Siamo veramente in mezzo a tanti amici e siamo contenti di festeggiare così i 50 anni del circolo. La nostra scuola è una scuola assolutamente all'avanguardia, è tra le prime 60 in Italia dati della federazione, conta un gran numero di ragazzi e qui con noi stasera ce ne sono un paio che hanno vinto addirittura oggi pomeriggio l'ultimo torneo svolto al circolo, ragazzi che hanno sicuramente un futuro. Anche per questa edizione è tutto e vi ricordo che potrete rivedere i nostri servizi sul sito www.tv6.it. Appuntamento con l'informazione alle 19. Buona giornata.